Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a novembre, anche se ormai siamo a metà dicembre. Allora, non vado in ordine di come le ho lette, ma nell'ordine in cui ho disposto i libri qua accanto a me. Allora, il primo libro che mi capita è questo qua, Wilder Girl, edito Mondadori. Rory Power è la scrittrice, ha un prezzo di copertina di 17,90€ ed è una bellissima copertina. Ho sentito parlare molto bene di questo libro, è un libro, sentendo appunto le recensioni delle altre persone che lo avevano letto, sembrava un libro un po' horror, con momenti angoscianti, appunto un po' di paura, eccetera, e ho voluto prenderlo appunto per questo motivo. Avevo delle aspettative molto alte su questo libro, però devo dire che mi ha un pochino deluso. Ho comunque dato 3 stelline, mi sembra, su 5. Si poteva sviluppare meglio la storia. Allora, di che cosa parla? Parla di un istituto che è su un'isola, un istituto femminile. Scoppia un'epidemia in questo istituto e quindi queste ragazze sono costrette a rimanere su quest'isola in quarantena, senza avere contatti con il mondo esterno. Questa epidemia cambia fisicamente queste ragazze e appunto quando c'è la descrizione dei loro attacchi, di come appunto la malattia ha cambiato i loro corpi, devo dire che effettivamente alcune scene, alcune immagini secondo me sono state molto forti, quindi se siete un po' di stomaco debole, ecco, magari non fa proprio per voi. Seguiamo la storia in particolare di 3 ragazze, che sono 3 amiche, che vogliono cercare di capire il perché di questa epidemia, che non solo cambia il fisico di queste ragazze, tante appunto sono anche morte, ma cambia anche proprio il fisico anche agli animali che abitano su quest'isola, alle piante, e quindi loro cercano di capire perché ci sono tanti misteri legati a questa malattia, a quest'isola, a questo istituto, e appunto si seguirà questa vicenda di queste ragazze e si capirà, appunto, si capiranno un po' molte cose. Devo dire che nonostante sia un libro piccolo, perché sono 246 pagine, l'ho letto anche velocemente perché comunque la scrittura è scorrevole, non è una scrittura difficile, non è una scrittura noiosa, però in alcuni punti mi aspettavo che succedessero più cose, ecco, e il finale non mi ha entusiasmata più di tanto, quindi si potrebbe fare di più. Ve lo consiglio comunque se avete questo libro nella TBR, se pensavate già di leggerlo, comunque ve lo consiglio, vi togliete comunque uno sfizio, ma c'è di meglio. Un libro invece che mi è stato regalato da Giulia, che saluto e ringrazio, è questo qua, che si chiama Un viaggio chiamato Vita di Banana Yoshimoto. Di questa autrice io ho letto moltissimi libri, questo però mi mancava. E praticamente è appunto una serie di cose successe all'autrice messe nel libro. Però, devo essere sincera, non mi ha entusiasmato, in alcuni punti mi ha annoiato, perché questi racconti, questi frammenti della sua vita spesso li ho trovati insignificanti e noiosi, non ho capito perché li abbia messi, come quando ad esempio dice di, che ne so, di aver visto la pianta di rosmarino e lei ha sempre cercato di coltivarla in casa ma gli è sempre morta. Nel senso, capitoli corti, questo ha facilitato la fine della lettura. Devo essere sincera, avevo sentito tantissime recensioni positive, ne parlano solo bene di questo libro, volevo leggerlo, ma a me non è piaciuto. Mi sono piaciuti molti altri libri di lei, questo mi dispiace, ma non mi ha entusiasmato. Poi, una lettura che ho fatto è stata una trilogia young adult che si chiama Cuore d'inchiostro. È stato tratto anche un film da questa trilogia che io vi consiglio perché è un film molto carino. Io ho i 3 volumi che ho letto tutti e 3 appunto nel mese di novembre, 3 volumi separati che sono Cuore d'inchiostro,
Veleno d'inchiostro e Alba d'inchiostro, e poi ho anche il bellissimo volume che costa 24 euro della Mondadori, dove appunto è racchiusa tutta la trilogia insieme ed è un libro bellissimo. Allora, partiamo da questa trilogia. Secondo me è una storia fantasy che può essere in realtà adatta a chiunque, non solo ai ragazzi. Di che cosa parla? Parla di quest'uomo, Mo, che restaura i libri. Sua figlia è una super lettrice, come lo è anche lui. Ha perso la mamma perché è scomparsa e il padre praticamente ha il potere di far uscire i personaggi dai libri quando legge ad alta voce, e ha fatto uscire dal libro Cuore d'inchiostro diversi personaggi, tra cui Dita di Polvere. E quindi c'è questa avventura di questo padre, di questa figlia Maggie e anche di Dita di Polvere, che è un loro amico, per cercare appunto di far rientrare i personaggi nel libro, di ritrovare la madre. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto la storia, mi sono piaciuti molto i personaggi. Dita di Polvere è il mio personaggio preferito, è una storia che si legge bene, è scorrevole, è molto carina. Mi sono piaciuti tutti e tre i volumi nello stesso modo. C'è da dire che rispetto al primo libro, il secondo e il terzo volume cambiano proprio, nel senso abbiamo un paesaggio completamente diverso, abbiamo nuovi personaggi, i vecchi personaggi che si evolvono molto, abbiamo un'evoluzione di Mo incredibile e mi è piaciuto molto anche il finale, è uno di quei finali che a me piacciono perché intanto non è aperto, perché si risolvono praticamente tutte le cose, e sono tre libri che vi consiglio assolutamente di leggere perché sono molto carini. L'altro libro, l'ultimo libro che ho letto a novembre è stato il mio preferito, un libro secondo me bellissimo, e si chiama Gli amici silenziosi, edito da De Agostini. Sono 18 euro come prezzo di copertina. La copertina, il libro comunque in sé è veramente molto bello. E di che cosa parla questo libro? Allora, intanto si svolge su tre diverse linee temporali. Abbiamo, il libro parte con l'ambientazione nell'ospedale di St. Joseph, dove appunto c'è questa donna che è rinchiusa in questo ospedale psichiatrico ed è accusata di omicidio, ma lei non si ricorda che cosa è successo. Il dottore di questo ospedale le consiglia di scrivere, perché lei non riesce a parlare, di scrivere quello che si ricorda. Quindi abbiamo appunto il primo racconto che è su questa linea temporale in questo ospedale psichiatrico, poi abbiamo appunto i suoi ricordi, quello che lei scrive sul suo diario, e quindi abbiamo un'ambientazione in una Londra, nelle campagne di Londra del 1865, dove appunto questa donna, dopo la morte del marito, lei è incinta, va ad abitare in questa villa che era del marito nelle campagne di Londra, insieme alla sorella del marito. In questa casa trovano un diario che era appunto un diario di un'antenata che viveva lì, e quindi la terza linea temporale appunto è su questo diario, su queste vicende di questa donna, e in questa casa trovano questi amici silenziosi, che non vi dirò che cosa sono perché è bello che lo scopriate da soli. È un libro che mi è piaciuto tantissimo per la scrittura, per la storia, per i personaggi. È stato angosciante, mi ha angosciato dall'inizio alla fine. Ero sempre lì con il fiato sospeso. Infatti questo libro l'ho divorato. Poi ogni tanto mia sorella mi vedeva: "Cosa hai fatto?" Gli raccontavo il pezzetto di libro che volevo leggere, lei ha deciso che non lo leggerà, perché lei è una super paurosa e ha detto che ha avuto paura solo per quello che le ho raccontato, quindi lei non vuole leggerlo. Non è comunque un libro di paura, è solo angosciante. Mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Mi è piaciuto anche il finale, che mi ha lasciato a bocca aperta, non me l'aspettavo quel finale. Ed è un libro che assolutamente vi consiglio, sia per la bellezza del libro, ma anche proprio per la bellezza della storia, perché se vi piacciono un po' i thriller, i misteri, un po' i libri quelli di suspense, di tensione, libri con ambientazione un po' cupe, questo fa per voi.
Mi sono piaciuti anche i personaggi, mi è piaciuta la descrizione dei personaggi, degli ambienti, di questi amici silenziosi. Assolutamente un libro super, super, super consigliato. Bene, quindi queste sono state le letture che ho fatto nel mese di novembre. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete letto questi libri o se avete qualche libro da consigliarmi. Io vi saluto e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Ciao ciao!